Buongiorno, intanto inizio dicendovi che da ora le mie conferenze stampa, spero non siano troppe, ma qualcuna ci sarà, saranno fatte in modo itinerante per mostrare ai cittadini lo stato in cui versa Agrigento. Ci troviamo alla villetta del campo sportivo, come vedete possiamo mostrare lo stato in cui versa. Vorrei capire quando si poteranno questi alberi. L'ultima volta si sono potati, ero consigliere comunale io, lo feci fare io su mia proposta. Il sindaco Zambuto accettò dopo varie sollecitazioni e sono da 5 anni non vengono potati. Andiamo alla conferenza odierna, all'oggetto odierno. Mi sembrava inopportuno e non giusto replicare al vice sindaco Virone, che, attenzione, è anche assessore all'urbanistica, per quello che ci risulta. Allora, io vi mostro le carte. Questo è la concessione edilizia numero 19 del 24/2/2016, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1794. Questa è concessione edilizia rilasciata dal settore pianificazione urbanistica e gestione del territorio del comune di Agrigento. Perché vi ho fatto vedere questo? Perché le concessioni edilizie o vengono rilasciate o non vengono rilasciate. Non esiste nessuna concessione edilizia condizionata. La concessione edilizia o c'è o non c'è. La vice sindaco, nonché assessore all'urbanistica, asserisce che nessun danno viene cagionato nelle casse comunali. Ebbene no, la sentenza è chiara, con immediatezza va revocata la concessione edilizia. La concessione edilizia presuppone la restituzione di quanto versato da questa azienda. L'azienda ha versato nelle casse comunali circa 1 milione di euro. Questo 1 milione di euro va immediatamente ricalcolato e estrapolato dal bilancio. Vorrei capire come farete adesso a chiudere il bilancio. E parte da lì la mia seconda ipotesi. Cioè, come si può mai rilasciare una concessione edilizia, condizione sine qua non il fatto che ci sia una sentenza, quando sapete benissimo, cara avvocato Virone, cara assessore all'urbanistica Virone, cara vice sindaco Virone, sa bene che non esiste il rilascio di una concessione edilizia per fabbricare. A fabbricare la concessione edilizia non è a fare la facciata di un palazzo. Come si può mai concedere una concessione edilizia e poi dire no, adesso abbattete il fabbricato? Non esiste, nessuno mai vi darà ragione su questo. Sapete che avete fatto la boiata del secolo, adesso ne risponderete davanti anche ai tre colossi che oggi hanno avuto rilasciata dal comune di Agrigento la SCIA, la cosiddetta autorizzazione a vendere da parte del comune. Tre colossi, adesso voglio vedere come vi comporterete nel momento in cui dovrete dire a questi: revochiamo la concessione, revochiamo il permesso a vendere, vediamo che fine faremo. Ci sono 100 famiglie in quell'agglomerato commerciale. Vedremo adesso il da farsi. Ma io aspetto le vostre decisioni. Non dite che non c'è nessun danno nei confronti del comune, perché qualunque tecnico sa che una concessione edilizia a costruire non va rilasciata condizione sine qua non. Attenzione, è come se, io non parlo il politichese, i miei concittadini capiranno, è come se ti autorizzo a costruire un palazzo di 10 piani, tu lo completi e io ti dico adesso abbattilo, perché no. Questo è, lo puoi fare con una finestra, lo puoi fare con una veranda, ma non puoi farlo con una costruzione. Potrebbero esserci dietro al rilascio della concessione edilizia altri interessi? Questo lo vedano gli uffici preposti. Noi siamo qui sempre a tutela dei cittadini, sempre a tutela degli interessi dei cittadini. Per chiudere, un appello al voto per domenica 5, per la rivisitazione dei confini Favara, Agrigento, Aragona. E in ultimo vorrei dire, secondo i cittadini, la premura di andare a rivisitare il PRG, un PRG vecchio già al momento in cui è stato approvato, quale può essere se domani 5 domenica andremo a votare per la rivisitazione dei confini? Con quale territorio verrà fatto il PRG? Con quello odierno o con quello dopo? Allora, ormai va bene, aspettiamo e lo rifacciamo col nuovo territorio. Il problema è troppi interessi anziché un solo interesse, quello della città.